Benvenuti a tutte e a tutti sul canale, nuovo video e vi vado a mostrare che cosa ho comprato oggi da NYX. In realtà me lo vedete già indosso, anche se l'applicazione la vedrete nel corso del video perché ho fatto anche quella, appunto la vedrete insieme. E niente, passo subito a farvi vedere che cosa ho acquistato oggi da NYX. Sono stata appunto da NYX, nel punto vendita NYX a Genova, e ho acquistato una delle nuove tinte della linea Suede Metallic Matte con la sua matitina. Nello specifico la tinta che vedete è questa, che è un po' scura rispetto ai miei canoni, però volevo un po' cambiare, un po' usare anche in vista dell'autunno che arriva, e ho preso appunto la NYX Liquid Suede Metallic Matte. Ed è questa, la numero 39. 39 ed è fantastica. Intanto mi piace molto il packaging di queste tinte labbra, che appunto si presenta molto semplice e al di sopra, non so se riuscite a vederla, una specie di lavorazione diamantata. E mi piace molto. Vi faccio vedere come si presenta lo scovolino della tinta, che è fatto così, molto semplice per l'applicazione. È un colore appunto particolare, un prugna borgogna, un po' con una base grigia, tortora e un po' malva, appunto, come potete vedere, e mi piace tantissimo. In abbinato mi ha dato la sua matita, che la numerazione però è diversa rispetto alla tinta, ed è la numero 27, non so se inquadrerà mai, comunque è questa appunto la 27, che si abbina benissimo alla tinta ed è proprio la matita specifica della linea Suede, ed è una matita matte, matte lip liner NYX Suede appunto, ed è una combo perfetta. Come vedete il colore è opaco, quindi matte, ma metallico allo stesso tempo, quindi è una cosa un pochino strana, un'innovazione molto particolare appunto che ha voluto fare NYX con queste tinte molto particolari. In realtà le colorazioni che mi piacevano erano tre: questa, una un po' più nude chiara e una più sul fucsia, però poi ho scelto questa perché è un colore un po' diverso. E niente, veramente la sento confortevole sulle labbra. Se volete anche vedere come si applica e come l'ho applicata io e com'è il risultato, appunto, lo scopriamo subito insieme. Ed eccoci qui appunto a provare insieme, anche se nell'intro del video avete già visto le mie labbra truccate. Proveremo insieme questa tinta appunto della NYX, la Metallic Suede, Metallic Matte, scusate, e la sua matita. Un piccolo trucchetto che mi ha dato la ragazza appunto di NYX, del punto vendita NYX, è quello di utilizzare la matita labbra, che è proprio la sua, perché io, come vi dicevo, ho la tinta numero 39. E la matita sua associata è la, vediamo un attimino, SML27, che il numero cambia, ma naturalmente è proprio la combo perfetta. Come trucchetto vi dicevo, mi ha detto la commessa del punto NYX, è quello di utilizzare la matita dopo l'applicazione della tinta labbra. Quindi, anziché, come di consuetudine, andare a fare il contorno labbra prima di andare a mettere la tinta o il rossetto, in questo caso si fa il contrario, perché la matita mi spiegava che dopo l'applicazione della tinta fa sì che la tenga ferma, praticamente eviti che la tinta, cosa che comunque non deve fare nel corso della giornata, possa strabordare, diciamo, dal contorno labbra. E in più appunto segna bene il contorno, quindi l'andiamo a provare insieme appunto con il consiglio della commessa. Io ora mi guarderò allo specchio, non so se voi riuscirete a vedermi mentre mi provo la tinta, però comunque andiamo insieme. Allora, la tinta, come avete visto dall'intro, è stupenda, andiamola a provare appunto insieme. Ha una stesura tra l'altro fantastica. Ecco, questa è la tinta nuda da sola, senza la matita. In effetti, a contornare le labbra con la matita
Sicuramente si ha un altro effetto. Andiamo a provare. Allora, procedo con la matita che non so se mi vedrete. Allora, questo è il contorno sotto, ora passo a quello sopra. Ok, come potete vedere, la tinta risulta perfettamente salda e ben contornata dalla matita, vedete? Che infatti ha delineato perfettamente le labbra e si fonde bene con questa tinta, con questa colorazione di tinta, ma allo stesso tempo, come vedete, appunto, le risalta, risalta le labbra. È un colore che mi piace tantissimo. Scusatemi, controllo di aver messo tutto bene, direi di sì, perché appunto ha questo effetto metallico ma matta allo stesso tempo e mi piace anche il colore. Nonostante io comunque sia una carnagione chiara, trovo che questo colore appunto che è un misto tra un mauve, un po' un grigiastro, un colore un pochino particolare. Mi piace tantissimo anche perché è una colorazione per me nuova. Io ho sempre portato colori più neutri o comunque rossi, fucsia, ma non ho mai provato e usato un colore così e mi piace tantissimo. La sensazione sulle labbra, come vi dicevo nell'intro, è come se non aveste nulla, non tira, non sentite le labbra secche e almeno per me in questo momento così. Poi non so, vi dico, devo poi testarla per più ore. Però vi dico che ci sono delle tinte labbra che 5 secondi dopo che le ho applicate sento già che mi danno fastidio. E quindi comunque se mi desse fastidio, se la sentissi tirare già da subito lo sentirei. Quindi niente, assolutamente mi piace tantissimo e ve la consiglio. E per i saluti finali ci rivediamo di nuovo in sala. Ed eccoci qui nuovamente insieme dopo l'applicazione e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se conoscete queste tinte labbra, se le avete già provate, se vi piace la colorazione che ho preso e se mi sta bene e se voi appunto le avete, quale avete di colorazione, cosa siete curiose di comprare, di provare, di testare. E niente, io come al solito vi ringrazio per aver visto il video. Se non siete ancora iscritte o iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un bel like. Io vi auguro una buona serata, vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio e noi come al solito ci vedremo al prossimo video. Ciao!